l'arresto degli innocenti era compiuto. I Krampus rientrarono trionfali negli antri più profondi, alle pendici del monte, per consegnare il prezioso bottino al loro signore. Tra i cunicoli sotterranei, i bambini non strillavano più. La paura li aveva completamente storditi. Il diavolo li stava aspettando. Gli portarono il primo, a cui avrebbe tolto la luce, poi li avrebbe spenti tutti. Avrebbe frantumato le loro essenze incontaminate, ottenebrandoli per sempre. Questi erano i malefici proponimenti di quel diavolo. Immune alla pietà, pregustava la riuscita dei suoi intenti. E lui provò e riprovò. Ma provare non significa riuscire.